Prendete un territorio che rientra nella provincia di Torino, una delle città più importanti d'Italia. Poi metteteci alcuni centri antichi rimasti a dimensione d'uomo. Se non bastasse, pensate che qui si produce un nebbiolo su pareti rocciose tanto ripide da sembrare quasi verticali e poco lontano un bianco elegante di struttura che in una terra famosa soprattutto per i vini rossi è comunque sempre una sfida. Una roba da pazzi o da sognatori, si direbbe. Invece è la solida realtà del canavese, il cui mistero può essere facilmente svelato. Si spiega perché abbiamo tanti produttori appassionati, abbiamo tanti produttori legati al loro territorio, fanno numeri piccoli, ma tutti insieme fanno una realtà abbastanza importante. Poi hanno la fortuna di avere un territorio vocato, un territorio a base acida portato qui dal ghiacciaio del Monte Bianco, appunto si chiama il Canavese, è nell'anfiteatro baltico, e l'impegno e la fantasia che ognuno, che ogni produttore applica nel produrre, nel costruire il suo vino, ci distingue. Siamo anche fortunati di avere un vitigno autoctono, l'Erbaluce, che è radicato qui da centinaia di anni, se non migliaia di anni. Partiamo da sud, dal comune di Caluso, famoso per un vino dal nome fiabesco ed elegante, Erbaluce. In realtà l'Erbaluce è uno dei vitigni più antichi che è ricordato in queste terre fin dall'epoca romana, per cui è diciamo più che altro una riscoperta di un qualcosa che appartiene a questo territorio e a queste terre da secoli. Vogliamo associare all'idea della luce il fiore bianco, il biancospino, che è uno dei profumi caratteristici del vino, e, in un'aura prealpina. Spostiamoci a nord, laddove il Piemonte comincia a diventare Valle d'Aosta. A Carema sacrificio e dedizione alla vigna sono più che parole, sono orizzonti della vita di queste valli. Dicono che il Carema è una viticoltura eroica. Io non adopererei questo termine, ma comunque difficoltosa, e ci lega la comunione al territorio, la grande passione che hanno i viticoltori caremesi. Il mantenere il territorio intatto vuol dire anche ripararsi da rischi idrogeologici. Il nebbiolo nasce soprattutto, almeno il nostro, nelle montagne, e quindi dovrebbe essere un duro. Invece così non è, perché è molto debole, necessita di molte cure, è soggetto a molte malattie. La delegazione canavese dell'Associazione Italiana Sommelier riesce a presidiare capillarmente il territorio nonostante l'assenza di città baricentriche. È una delegazione che conta 690 iscritti. È molto abbastanza frequentata, i corsi li svolgiamo a Strambino presso un prestigioso centro che si chiama Centro Canavese Incontra, che ci ospita. Facciamo praticamente un livello ogni sei mesi. La specificità dell'AIS è sempre la cura alla cultura enogastronomica tutto tondo. Il canavese è prodigo di materia prima. Il fagiolo di Villareggia viene coltivato sul mais, mentre si aspettava che arrivasse novembre per poter raccogliere le pannocchie, si faceva una coltura secondaria che era questo fagiolo piccolo bianco di Villareggia, e quindi i fagioli con le cotiche, la zuppa di fagioli, i fagioli come purè accompagnati a qualche cotechino, quindi il mais rosso biologico. Poi abbiamo le cipolline di Quincinetto, come si può dire i cipollotti di Ivrea. Il sogno che può diventare realtà, questo è il canavese. E del resto qui a Ivrea visse e operò l'ingegnere Adriano Olivetti, portatore di una visione della società italiana e della produzione industriale, della politica come dell'economia, assolutamente uniche nella vicenda nazionale del Novecento. Una storia che pur con le sue peculiarità è in seno alla cultura industriale del Piemonte, da cui germinarono i fermenti ideologici del risorgimento e del processo di unificazione nazionale. Che sia una fabbrica tecnologica ancora oggi piena di brevetti innovativi o siano vini tra loro molto diversi, il canavese resta con il suo sogno, che però prova sempre a trasformare in realtà, e spesso ci riesce.